io do qualche consiglio per gli acquisti e cerco di rispondere, adesso che ho la possibilità di parlare a 250 persone, alle tante domande che in questi due giorni mi avete fatto nello stand. Cioè, sono qui dentro, cosa faccio? Da dove inizio? E io dico sempre, cominciamo a muoverci nel mondo dei social network rispettando le logiche che usiamo quando incontriamo le persone nella vita reale. Mi sembra che nessuno di voi sia qui con un sacchetto in testa che gli nasconda la faccia. Me lo confermate, immagino. Però, se andiamo a vedere una pagina qualsiasi di iscritti, vediamo che molto pochi mettono la loro fotografia. E allora io suggerisco, come prima cosa, guardiamoci in faccia. Per cui iniziamo a presentarci nei social network facendo un bel profilo, mettendo la nostra fotografia ed arricchendo la nostra pagina di profilo, che troviamo sempre sulla destra della home page, con qualche dato, per cui se qualcuno clicca la nostra fotografia e vuole scoprire chi siamo, lo possa fare e non si trovi davanti una pagina vuota. Prendiamo esempio, come sempre, dai maestri e vediamo Pietro cosa ha fatto. Ha inserito tutti i dati della sua azienda, anche quelli facoltativi. Quando si va sul profilo c'è l'opzione inserisci dati, vale la pena metterne quanti più possibili. Poi ha aggiunto una descrizione dell'azienda, arricchendola anche di una fotografia. Perché negare informazioni all'inizio? Se qualcuno è capitato sul tuo profilo è perché è interessato a te. Vale la pena quindi essere esaustivi e convincenti fin dall'inizio. C'è uno spazio per le fotografie e poi sotto tutte le attività recenti, tutto quello che abbiamo fatto nella community. C'è uno spazio per mettere le proprie immagini, le immagini dei propri prodotti, dei propri servizi, di dove si è, per arricchire questa pagina rendendola un luogo di informazioni e non solo una bandierina piantata all'interno dei social network. Queste regole valgono per tutti i social network, anche per LinkedIn, anche se non usate Viadeo, se usate Flickr, se usate YouTube, valgono per tutti, cioè presentiamoci come nella vita reale. E poi, una volta che abbiamo fatto il nostro profilo, andiamo a vedere come è fatto il sito, torniamo su e vediamo un po' che cosa possiamo fare. La prima sezione importante è quella del forum, è la piazza, è dove noi conversiamo, dove ci scambiamo idee, informazioni, conoscenze, relazioni, opportunità di business. Il forum è fatto di tante scatole, come potete vedere, e ognuna di queste scatole ha al suo interno le discussioni che potete attivare, ma soprattutto che potete leggere. Anche qui, come nella vita reale, immaginiamo un incontro come uno dei tanti che ognuno di noi ha fatto in questi due giorni. Avete assalito il vostro interlocutore con un monologo senza neanche lasciargli il tempo di respirare? Ovviamente no, gli avete fatto delle domande, lo avete ascoltato, avete lasciato del tempo perché lui si potesse presentare. E lo stesso vale nei social network. Perché buttarci subito a scrivere quando abbiamo tantissimo da leggere e tantissimo da imparare? Ad esempio, è utile presentarsi in un social network, è il modo per dire chi siamo, cosa facciamo. E noi abbiamo uno spazio apposta per farlo, che è quella dei Mi Presento. Proviamo a aprirlo, ne troverete tantissimi, sono 170. Suggerimento, sceglietene 20 a caso e leggeteli. E poi, dopo che li avete letti, chiedetevi quali vi hanno colpito di più, quali vi sono rimasti in mente. E provate a scrivere il vostro con gli stessi criteri di quelli che vi hanno colpito. Capirete che non serve a nulla scrivere tre righe, sono XY, non faccio questo, senza neanche magari salutare, presentarsi, senza spiegare un caso reale in cui si è fatto quel tipo di attività, quel tipo di consulenza, senza avere spiegato nel dettaglio i propri prodotti, senza aver spiegato il proprio mercato. Io sono utile a questo tipo di clienti, a quest'altro tipo di clienti, ho un mercato nazionale, ce l'ho internazionale, vorrei magari espandermi in un altro paese, qualcuno mi può aiutare? Questo è il modo di presentarsi, e come facciamo nella vita reale, in cui mettiamo in comune la nostra conoscenza con la conoscenza di quell'altro che ci sta a sentire. Proviamo sempre a immaginare, quando scriviamo qualcosa qui, in qualsiasi categoria, anche a risposta a una discussione di un altro, come ci comporteremmo se l'avessimo davanti dal vivo.
e facciamo la stessa cosa, sicuramente saremo molto più efficaci, molto più naturali, non avremo paura di sbagliare e ci comporteremo naturalmente, le cose succedono. Poi, a differenza dei vari social network di LinkedIn, di Facebook, di Viateo, abbiamo voluto tenere un punto di presidio noi, una sorta di redazione, e ogni giorno nella home page, poi trovate tutto l'archivio nell'area blog, troverete un nostro contributo che nella maggior parte dei casi non è nient'altro che qualcosa di interessante che è successo nella community e che vogliamo mettere all'attenzione di tutti, perché un social network ha bisogno di un filo rosso, di qualcuno che ogni tanto metta qualche sottolineatura, che ti dica guarda, prova ad andare a vedere lì. Per questo consigliamo di entrare tutti i giorni, 5 minuti, per vedere cosa c'è di nuovo e per capire se c'è qualcosa che ci interessa da vicino. Ultima nota importante, e poi la approfondiremo insieme ai colleghi importanti che sono qui con me. Ci sono i gruppi. I gruppi tematici sono delle aree privilegiate. Guardate se c'è qualche gruppo che ha attinenza con la vostra attività, con i vostri interessi, o provate a pensare se magari potete essere voi ad aprirne uno. Nei gruppi cosa succede? Succede che ci sono discussioni mirate su temi magari più specifici. Scelgo quello di packaging guidato da Loretta Checchinato, che è uno dei primi imprenditori che ci ha aiutato in questa avventura. In questo gruppo si discute di questo argomento. Ci sono aziende concorrenti tra loro, aziende con rapporti di fornitori, di clienti, aziende che non si conoscono nella realtà ma si conoscono qui, e discutono e commentano il gruppo con una serie di note, di indicazioni, di suggerimenti che possono diventare utili per tutte le persone che hanno quello specifico interesse. I gruppi funzionano tutti così. Suggerimento: cercate i gruppi che vi interessano, perché lì ci sono persone come voi o ci sono possibili vostri clienti. È una piazza un po' più ristretta rispetto al grande mare delle officine. Le vetrine, la possibilità di aggiungere le immagini. Sugli eventi torniamo dopo. La sfida, e di questo ne siamo consapevoli, è quella di creare un sostegno reciproco tra la dimensione digitale dell'incontro e la dimensione reale. Quello che sta accadendo adesso e che ci stupisce di vedere così tante persone è l'esito spesso di un lavoro che dura da questi mesi. Tanti di voi sono fotografie dentro il social network che abbiamo il piacere di incontrare qui per la prima volta. I nostri eventi sono l'occasione di vederci dal vivo. Seguite quella sezione, giriamo spesso per l'Italia, spesso ospiti di associazioni di impresa, di camere di commercio, di enti e di istituzioni su tutto il territorio nazionale, sono l'occasione davvero per stringerci la mano e per conoscervi tra voi. Una domanda che mi viene fatta spesso: ma come faccio a tenere il filo del discorso? Allora, abbiamo cercato di aiutarvi con questa colonna in home page, che è quella delle attività recenti. Qui trovate il diario di tutto quello che succede nella community. Per cui se si entra una volta al giorno o quello che riuscirete a fare, scrollando, andando fino in fondo e cliccando su altro, potete recuperare tutto quello che è successo e vedere le discussioni aperte, vedere cosa è successo nel periodo in cui non vi siete collegati dentro questa scatola, questa piazza vivace che è fatta da tutti noi, dalle officine. Ripasso la parola a Pietro per andare a vedere più nel dettaglio due aspetti. Brava Chiara.